Qual è il programma per oggi? Il programma per oggi è andiamo a Palermo, ti faccio mangiare un po' di street food. Che sono? Ma che sono? Non rompere le palle. Non rompere le... Bup. E andiamo al mercato. Al mercato! Dove quello fa... Signori! Polpo! Non so come dicono. Polpo? Boh, non lo so. No, lo dicono un po' più stretto. Io l'ho detto praticamente in italiano, si può dire. E quindi non si capirà. Beata. Minchia. No. Beata minchia. Meno. Qua ci troviamo al mercato del capo a Palermo. A voi. Vai. Luca, un consiglio, sono assaggiare una cosa proprio... No, questa cosa. Questa parte qua, questa è quella rossa. Questa è buono. È un pochettino sciapetta. Siciliano. Okay. Aspetta, mamma, leva la mano. No, sto prendendo un video. Bello. Siamo dentro ora io. A chi è rimasto il... Dove sei? Qua. A chi è rimasto il polpo? Con che cosa stai facendo colazione stamattina? No, non è seconda colazione. Questo è un importante punto di smercio ed è animatissimo e caratteristico. È fondamentalmente un mercato alimentare, i colori, le urla dei venditori, l'animazione delle bancarelle ne fanno un elemento essenziale del carattere della città di Palermo. È un mercato attivo tutti i giorni, compreso la domenica mattina, dando la possibilità di acquistare a buon prezzo sia generi alimentari sia altre mercanzie come frutta, verdura, spezie, carne, pesce, eccetera. Sono i pipetoni, alla quale tutta polpa e poco limone, perché sopra vengono mangiati, vengono aperti. Alza la voce! Vengono sbocciati, aperti, tagliati appunto a 4, mettere un po' di sale o zucchero, dipende come ti piace, e mangiati, ed è tutta polpa e poco limone. Perché vengono, sono molto più grossi di limone normale. Quindi il limone in sostanza? Un cedro, per un pochettino. Vedo un po', sembra buono. Paolo, ci serve la spiegazione a voce alta sotto. Spincione. Mi sono perso. Ciao. Luca, ti assapora, prosciuccio. Troppa cipolla? Di cipolla. Questo è tipico. Però oltre la cipolla non è fortissima, perché tu la senti, non si sente la cipolla, non è forte, perché forte è stravolta, non è stravolta, eh? L'impasto è buono. Se vuoi fare complimenti al ragazzo lì, ha toccato con i soldi, che ha toccato prima i soldi e poi la pizza insieme. Ti piace la cipolla a te? Ma è bello giusto. Con calma. Lavorare poco. Sano. E bene. Quella è leggermente più grande della nave che abbiamo preso noi, ma vabbè, dai, umiltà. Noi restiamo umili e anche al ritorno ce ne torniamo con la bagnarola che abbiamo preso all'andata.
Andiamo al trenello? Sì. Tutti e quattro qua? No, mettiamoci due e due, siamo comodi almeno, no? Scusi. Ti vuole accomodare? Chiudi, palè? Sì, pronti, radiamo. Paolo? Chiudi, che la velocità è tanta. Allora. Oggi niente di troppo tipico. Non è tipico. Per niente. No, sai, salmone di sparagato. Sono i siciliani con gli occhi a mandorla questi. Salmone di sferra. No, thailandesi, che cosa sono? Salmone di sferra cavallo. Lascia sfera. Siamo il primo giorno. Primo giorno di mare siciliano. Sì. So che bella. Sei pronta? A fare che? A prendermi? Eh? A prendermi? Vuol dire a prendermi? No. Ma come? Sei un cretino, posso dire? Per un'ora di mare abbiamo azzardato un parcheggio di fortuna, che quel tipo di parcheggio a Roma in realtà è oro. Qua, boh, fuori dalle strisce blu, fuori dalle strisce blu, fuori dalle strisce bianche, davanti a dei cassonetti. Secondo me si sono portati via la macchina, i cassonetti e pure il palo accanto per sicurezza. Speriamo di non trovare la multa, se no. Cioè, speriamo di trovare la macchina, la multa, okay, la paghiamo, però speriamo di trovare la se macchina. Troviamo la multa, però ci è costata poco quest'ora di mare. Ci hanno seccato la macchina? Eh? Vuol dire aspetta? Non puoi dire aspetta così, cioè. E che ansia, oh. No, no, eccola là, eccola là. La macchina quantomeno c'è. La multa non sembra, quindi a posto. Anche in vacanza si fa attività fisica, non mancano le cose strane. Vabbè, ok, tutto a posto. Siccome per questa sera non abbiamo grandi piani, abbiamo una cena in famiglia e poi usciamo un po', sì. Direi che possiamo chiudere qua la giornata di oggi. Io già sono stanco, sono le 8. È fragico, è fragico.